Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 e vi invito a vedere l'unboxing per tutte le caratteristiche tecniche alle quali aggiungo la fotocamera frontale da 2 megapixel con il sensore di luminosità che non avevo menzionato durante l'unboxing. Andiamo ad aumentare un pochino la luminosità di questo display e vi parlo di come in questi giorni abbiamo trovato l'uso del tablet. In realtà le dimensioni sono comunque generose e quindi l'ergonomia è quella di un tablet da 10 pollici, così come lo è il peso che si fa sentire dopo pochi minuti di utilizzo. Dobbiamo appoggiare le mani da qualche parte per e poterlo continuare a reggere. E per quanto riguarda la batteria, invece, ottima la sorpresa dell'autonomia, davvero elevata. Possiamo usarlo per diversi giorni, 2 con uso intenso, anche 3 con uso blando, senza avere problemi di autonomia. Ma l'altro fiore all'occhiello è ovviamente il display. Inutile negare che questo display ci è particolarmente piaciuto, luminoso, definito, con ampi angoli di visione che adesso non potrete apprezzare a causa dei riflessi della stanza, e andiamo subito a farvi vedere come questo display riproduce la gamma cromatica. Ecco, come potete vedere è davvero davvero bello. Questo display tra l'altro ha anche dei neri molto profondi per essere comunque un LCD. Vedete anche le immagini di test come vengono ben riprodotte. Vi faccio vedere anche a livello di definizione, prendiamo una scritta piccola di un'icona, come avvicinandoci alla telecamera i pixel siano praticamente quasi invisibili. Ad occhio nudo vi assicuro che non si vedono. E dal display di cui abbiamo decantato le lodi vi parlo del client email, importante su un tablet, client mail di Android 4.4.2 che porta in dote il pinch out della mail, quindi non vi sono problemi né di sincronizzazione né di IMAP e di nessuna sorta nella gestione delle email, che è fatta davvero bene. E tornando a parlare di qualità, vi mostrerei subito i nostri filmati di test. Andiamo quindi nella galleria e nella cartella di test vi faccio vedere come riproduce ad esempio un 1080p. Questo filmato, in realtà, ecco, non avendo l'anteprima, si è aperto l'MKV, come potete vedere qua in alto, MKV che viene riprodotto senza problemi. Passiamo quindi a un filmato in full HD, che dovrebbe essere quest'altro senza anteprima. Eccolo qua. Guardate come sono belli i colori di questo display. Vi lascio godere un attimo del dettaglio. E poi usciamo. Certo, il display è veramente tanto risoluto. La risoluzione, come avevo detto nell'unboxing, è un 2560x1600 pixel e questo comporta un upscaling dell'immagine durante la riproduzione che un pochino ad occhio nudo si vede, è inutile negarlo. E dalla riproduzione andiamo all'acquisizione dei contenuti multimediali. Vi parlo quindi di fotocamera da 8 megapixel posteriore con il flash LED, che è davvero una cosa rara su un tablet. Qui vi faccio vedere le varie impostazioni che possiamo trovare qui in alto: la modalità intelligente notturna, come potete leggere qui, che ci aiuta a migliorare i nostri scatti notturni, il flash e i classici modi che ormai conosciamo di Samsung. Questa modalità automatica è quella che normalmente utilizzeremo per ogni tipo di scatto. E per quanto riguarda i video, vengono girati in full HD, ma andiamo a provare subito uno scatto. In onore di Samsung del Mobile World Congress mettiamo il loro pupazzetto. Andiamo a fare lo scatto, che risulta davvero veloce. Andiamoli a vedere i risultati di questi scatti. Questo è quello che abbiamo scattato poco fa. Qui un filmato, qui una foto panoramica. Ecco,
In realtà, se andiamo a zoomare, possiamo vedere un po' di impastamento dei dettagli, ma ripeto, per essere un tablet, guardate questa macro, davvero non è per niente male la parte multimediale. Soffre un pochettino in interni. Questa è stata scattata con flash e potete vedere comunque un po' di rumore che viene accentuato ovviamente nella stessa foto, nelle parti scure, quando non viene utilizzato il flash. Per quanto riguarda comunque i risultati generali di foto e video, ci sentiamo di promuovere la parte multimediale. Passiamo adesso all'altro uso principale di un tablet, cioè la navigazione web. Apriamo quindi il browser di serie, c'è anche Chrome come browser preinstallato. Apriamo il nostro sito. E vediamo il tempo di caricamento che risulta comunque buono e la navigazione, che in realtà qualche piccolo problemino di rallentamento e di rendering ce lo dà. Come potete vedere, non è proprio tutto immediato nonostante il caricamento sia stato completato. Andiamo a vedere giusto come prova anche un sito più pesante. Andrei sul Corriere della Sera, a vedere se vi sono cambiamenti di sorta. Facciamo caricare. E comunque non è che la navigazione sia terribile, anzi, intanto richiediamo il sito desktop. Anzi, come navigazione standard è assolutamente soddisfacente. Certo, da questo processore Exynos Octa, forse qualcosina in più ce lo saremmo aspettato. Come vedete, i problemi persistono anche amplificati sulla pagina del Corriere. Per dovere di cronaca farei un attimo finire di caricare la pagina, se riesce. Come vedete anche un attimo più di problemi rispetto al nostro sito a livello di caricamento. Io adesso non vi faccio durare la recensione più del dovuto, usciamo dal browser e parliamo di UI, perché la UI comunque presenta delle novità. Abbiamo questa nuova TouchWiz, adesso non sappiamo di preciso se vi sono differenze con quella che vedremo su Galaxy S5, ve lo faremo sapere quando avremo il Galaxy S5, però come vedete anche i setting sono con la nuova forma tonda che abbiamo visto a Barcellona su S5. E, sono tante le impostazioni, staremo qui davvero tanto per farvele vedere tutto. Vi faccio vedere un attimo la carrellata dei tab, e già che siamo nei tab direttamente la versione Android, che è l'ultima 4.2.2, ve lo avvicino per farvi vedere meglio. 4.2.2, andiamo a vedere anche la memoria disponibile, sono 16 giga preinstallati, fortunatamente espandibili perché Samsung, in modo piuttosto furbo segna come capacità totale i 16 gigabyte, ma poi avverte nella voce subito sotto che il sistema occupa ben 4,30 gigabyte. Ma da cosa vengono occupati questi gigabyte? Intanto possiamo vedere come facendo scorrere verso sinistra troviamo la nuova schermata dei feed di Samsung, che in realtà è fatta davvero bene, possiamo aggiungere davvero tante impostazioni da ogni tipo di fonte. Mentre tornando sulla schermata di destra abbiamo questa schermata di widget personalizzabili dove noi possiamo a ogni riquadro assegnare un widget. Io per esempio ho messo qua quello delle email, qua quello del calendario e quindi una specie di aggregatore di widget che rende piacevole la gestione della UI. Il drawer è quello classico del Samsung, non presenta rallentamenti di sorta, a meno che non viene stressato. Per dovere di cronaca vi dico che facendo più cose assieme, qualche minimo rallentamento lo abbiamo visto. Un'altra cosa che volevo mostrarvi, scusate, è questa S-Finder. Praticamente è un motore di ricerca universale che cerca su tutto il tablet e su tutto il web e le informazioni che noi diamo come input. E le modifiche quindi alla TouchWiz ci sono, non sono così radicali, ma assolutamente danno quest'idea di UI più business, forse meno giocattolosa rispetto alle versioni precedenti
della TouchWiz. Ma andiamo a vedere questa interfaccia e se porta problemi a livello ad esempio di gaming, perché un tablet comunque si usa anche per giocare, è inutile negarlo. Possiamo vedere la sfumatura di azzurro qui, come un pochino le righe si vedano, ma d'altronde la diagonale è ampia di questo tablet. Vediamo tanto i tempi di caricamento di Real Racing, speriamo non siano troppo elevati. Adesso abbiamo lasciato anche tante applicazioni aperte e stiamo a vedere quanto ci mette. No, è partito abbastanza velocemente. Alziamo un attimino il volume così vi faccio sentire anche l'audio. Skippiamo un po' di introduzioni, ruotiamo a sinistra, ruotiamo a destra, freniamo e cambiamo visuale. E siamo pronti per partire. Andiamo. E via. Vediamo di arrivare alla curva con tutte le macchine molto vicine. Benissimo, usciamo in modo un po' brusco, non ci sono problemi di ricarico della home, non vi sono problemi di rallentamenti durante il gioco, l'esperienza di gioco è davvero piacevole e quindi parte gaming promossa e anche a livello di velocità, ottimizzazione e fluidità non abbiamo problemi. Passiamo dal gaming alla musica, musica che vi faccio sentire utilizzando una chiavetta USB per dimostrarvi come sia presente l'USB on the go e come tra l'altro sia stato implementato davvero bene. Vi faccio vedere come la chiavetta viene rilevata, come potete vedere qui in alto, e si dovrebbe aprire un menu apposito per l'on the go. Ecco, come potete vedere esce qui sulla destra che ci fa vedere tutte le cose che possiamo fare. Noi possiamo andare sul flash USB drive, andiamo su una canzone, alziamo il volume e sentiamo come si sente da queste casse stereo. Ok, il volume è davvero elevato e in realtà anche la qualità audio risulta buona. Abbiamo anche un accenno di bassi, quindi una parte riproduzione audio davvero davvero buona, abbinata alla parte dell'USB on the go che noi andiamo a rimuovere in questo momento, che ci permette un uso di contenuti multimediali senza nessun problema. Allora, cosa dire di questo Samsung Galaxy Tab Pro 10.1? Si è assolutamente meritato l'appellativo di Pro, sia a livello di display che di prestazioni in generale, ma anche di prezzo. Infatti lo possiamo trovare online, perché sul nostro mercato è davvero molto raro, a circa 500 euro, che sono comunque molti molti meno del Pro 12.2, parliamo del Note, quello con la S Pen. S Pen che però qui non abbiamo. Intanto, già che parlavo della S Pen, vi faccio vedere come possiamo attivare il multitasking. Come ogni app qua è di quelle flottanti, quindi con un tap singolo noi apriamo una piccola finestra dove vediamo l'app, mentre tenendo premuto con il classico sistema noi andiamo ad aprire il multitasking, il multi windows scusate, classico, non quello diviso in quattro che possiamo trovare magari sulla serie Note, e comunque sono presenti lo stesso tutte le impostazioni avanzate di sorta. Quindi, continuando con le conclusioni, questo tablet si colloca assolutamente in una fascia alta e certo avremmo preferito un po' di ottimizzazione in più, ma la batteria e il display veramente incredibile e comunque tutte le implementazioni Samsung che possono piacere o non piacere, ma va apprezzato comunque il lavoro che Samsung ha fatto per implementarli, danno un valore aggiunto a questo tablet davvero non indifferente. Quindi direi che per questa recensione è tutto, un saluto da Alessio per androidblog.it.